grande fortuna artistica ha avuto il tema dei magi. Narrato in diverse varianti e episodi, ha visto prevalere il momento del viaggio e soprattutto quello dell'adorazione. Uno dei capolavori indiscussi di questo soggetto è l'Adorazione dei Magi di Gentile da Fabriano. La pala d'altare comprende in modo unitario anche il viaggio, con il corteo rappresentato nelle tre lunette. La scena in primo piano è l'occasione per l'artista di fare sfoggio della sua capacità di ritrarre dettagli preziosi e materiali raffinati, come i doni che i magi offrono a Gesù, i broccati dei loro abiti, i ricchi copricapi e i finimenti dei cavalli. In questo mondo fiabesco e cortese, in cui anche la spazialità è annullata, alcuni particolari ci riportano alla realtà, come la descrizione e la varietà degli animali e l'azione dello scudiero, che toglie gli speroni al più giovane dei magi. Nel Rinascimento, il soggetto dell'adorazione permetteva di identificare nei tre personaggi regali e nel loro seguito i potenti del tempo. L'uomo con turbante che tiene un falcone sembra essere infatti il ritratto del facoltoso committente fiorentino Palla Strozzi, con accanto il giovane figlio Lorenzo. L'opera di Gentile da Fabriano è una tempera e oro su tavola, firmata e datata 1423, e comprende una predella con la Natività, la fuga in Egitto e la presentazione al Tempio. The altarpiece by Gentile da Fabriano includes jointly the Adoration of the Magi and their journey, which is represented in the three lunettes on the upper part. A pesa di altare di Gentile da Fabriano comprende Adorasados Magos y a Viagem Delis, representadas nas tres lunetas.